È la manifestazione più importante a livello regionale dalla scherma, grazie alla Cesare Pompiglio ogni anno un appuntamento atteso dagli appassionati, dai grandissimi atleti che vengono da fuori Italia addirittura, tante squadre e che provengono principalmente dalla Francia, da Lussemburgo, dalla Svizzera, quindi sarà un momento di grande sport con grandissimi atleti, con squadre comunque delle nostre Fiamme Oro, delle Forze Armate che insomma in questi due giorni si confronteranno ai massimi livelli. Torna la grande scherma a Genova. Sì, anche quest'anno ci sarà la Coppa Pompiglio, giunta alla 55esima edizione, il trofeo Carlo Basile 29esima. La prima è una gara a spada, di spada maschile a squadre, la seconda è la formazione femminile sempre a squadre. A questi due appuntamenti se ne aggiunge un altro. Sì, quest'anno abbiamo aggiunto con nostro dispiacere il Memorial Ezio Zanobini alla prima edizione. Il nostro maestro socio fondatore della società che è mancato l'anno scorso proprio a dicembre e ci piace in questo modo onorare la sua memoria in mezzo ai ragazzi che lui tanto amava e coinvolgeva. Perché ci ricorda gli appuntamenti? Allora, sabato il Memorial Ezio Zanobini, domenica la Coppa Pompiglio e il trofeo Carlo Basile. Quanti ragazzi scenderanno sulle pedane? Sabato avremo circa un centinaio di ragazzi tra maschi e femmine perché è una gara individuale riservata alla categoria allievi cadetti insieme, mentre la domenica avremo 30 squadre per la Coppa Pompiglio e una ventina per il trofeo Carlo Basile, considerando che ogni squadra è composta da 3 triatori più una riserva, un bel numero di... montiamo 16 pedane, avremo 16 arbitri, un presidente di giuria, computerista, tecnici e tutto lo staff necessario per lo svolgimento della gara. Oddo Tinteri, lei ha colto qualcosa di speciale nella scherma? Sì, l'ho raccontato, era la prima volta che praticamente ho assistito dal vivo a una gara e l'ho sempre vista in televisione e devo dire sinceramente che mi ha molto emozionato, anche perché queste gare di scherma sono quasi una danza intelligente, cioè una danza con attenzione, però questa attenzione che c'è nella scherma nel vincere la gara non toglie niente all'armonia dei movimenti e lo dico così, forse sarà banale dire che specialmente mi piace la scherma al femminile, cioè è anche coinvolgente a seguirla, non potevo indovinare questa emozione e vedendo la televisione non mi dà lo stesso effetto, invece lì ci induce a seguirla addirittura come se fossimo esperti o come se tendessimo a tenere per qualcuno che vince. Immediatamente avviene questo miracolo, uno segue queste persone sulla pista, sulla pedana e si appassiona, e così è successo a me. Grazie.